La sera dell'omicidio ero appena rientrato da una serata con amici, durante la quale avevo consumato alcol e hashish. Mi sarei dovuto incontrare sotto casa con l'amica 17enne di Sara Centelleghe, Sara DM, che si trovava nell'appartamento insieme a lei a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Dovevamo scambiarci della droga. Io le avrei dato 30 euro di cocaina e lei 3 grammi di fumo. Tuttavia, ho deciso di salire direttamente a casa di Sara per evitare l'incontro e rubare la droga. Sapevo che sua madre non c'era, me lo aveva detto Sara. Sono pentito e addolorato, non so perché l'abbia fatto. Queste sono state le parole di Jashandeep Badan, elettricista di 19 anni, reo confesso dell'omicidio di Sara Centelleghe, 18enne, durante l'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, Alessia Solombrino. L'interrogatorio è durato solo mezz'ora, prima che il giovane venisse ricoverato in psichiatria all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in preda a una crisi. Tuttavia, è stato sufficiente per chiarire agli inquirenti la dinamica dell'accaduto. Non c'era alcun movente di natura sessuale. Jashandeep Badan intendeva probabilmente fregare Sara DM, che si faceva chiamare Ryan, per non darle la cocaina pattuita in cambio della marijuana, con cui in passato avevano probabilmente già avuto scambi simili. Badan è quindi salito in casa Centelleghe mentre l'amica lo aspettava giù nell'androne con l'intento di sottrarle la piccola quantità di marijuana e ingannarla. Mentre rovistava nell'appartamento alla ricerca della droga, ha però svegliato Sara Centelleghe, che già dormiva e non era a conoscenza delle attività della sua amica, con la quale era molto legata. Sara, trovandosi un estraneo in casa, gli ha chiesto chi fosse e ha iniziato a urlare, scatenando in lui un istinto omicida incontrollabile. Jashandeep Badan ha perso il controllo e ha iniziato a colpirla con pugni. Sara si è difesa con tutte le sue forze, ma lui ha afferrato un paio di forbici dalla cucina e l'ha colpita 70 volte, soprattutto al volto, come rivelato dall'autopsia. Dopo l'omicidio, Badan è fuggito portando con sé il telefono della vittima. È rientrato a casa passando dai garage e si è messo a letto, dopo aver nascosto i vestiti intrisi di sangue in uno zaino, successivamente recuperato dai carabinieri. Nel frattempo, l'amica 17enne è risalita in casa e ha trovato Sara agonizzante. Ha dato l'allarme all'1:18 e, contemporaneamente, ha tentato di nascondere la marijuana e cancellare i messaggi con Jashandeep Badan, che documentavano l'intenzione di scambiare marijuana con cocaina. Gli inquirenti hanno ricostruito tutto grazie al cellulare dell'assassino e alle telecamere, che hanno ripreso sia Badan che Sara DM, mentre lo attendeva fuori dal palazzo. Ci sono anche diversi testimoni che l'hanno vista, sebbene l'abbiano scambiata per un ragazzo. Sara DM si faceva chiamare Ryan proprio per il suo aspetto mascolino. Sara Centelleghe è morta all'1:54, dopo numerosi tentativi di rianimazione. È stata dunque uccisa per caso, vittima di un'aggressione che il giudice per le indagini preliminari ha definito apparentemente illogica e spropositata, senza che emergano elementi di carattere psicopatologico o di alterazione della coscienza dell'assassino. La comunità di Costa Volpino è sotto shock e ha partecipato a una commossa fiaccolata, alla quale, nascosto tra i presenti, era anche il padre dell'assassino e poi ai funerali della giovane. Come si può morire così a 18 anni? Sara Centelleghe avrebbe compiuto 19 anni sabato prossimo. Sognava di diventare chirurgo plastico o psicologa, era una studentessa brillante e soprattutto ignara delle intenzioni della sua amica. Eppure, ha pagato con la sua vita. Il padre, affranto, ripeté: Sara è morta per cosa? Perché? I compagni della Quinta S dell'Istituto Ivan Piana di Lovere le hanno scritto parole commoventi. Eri un tassello essenziale per noi. Siamo pietrificati. Siamo grati per averti avuta come amica, determinata a costruirti il futuro. Eri felice per la patente. Ti impegnavi per il diploma, rinunciando al divertimento per poterti iscrivere a psicologia e aiutare gli altri. Sara DM, conosciuta da tutti come Ryan, ha raccontato che quella sera e il pomeriggio Sara Centelleghe aveva studiato a lungo,
nonostante la sua presenza, concedendosi solo qualche minuto di pausa per cenare e applicare una maschera al viso prima di andare a dormire. Nella ricostruzione del brutale omicidio, il magistrato e i carabinieri non possono escludere che Badan fosse alterato anche a causa dell'alcol e delle sostanze che aveva assunto durante la serata, trascorsa con un gruppo di amici. Questi ultimi hanno confermato che il giovane era fuori di sé, tanto che uno di loro l'aveva accompagnato fino alla porta di casa. Durante l'interrogatorio, Badan ha confessato al giudice: «Se non fumo, sono molto agitato ed esplodo», tentando così di giustificare la ricerca di marijuana nel cuore della notte e l'esplosione di violenza contro Sara, che conosceva appena. Anche la madre del giovane ha confermato che il figlio soffrirebbe di gravi problemi psichici per i quali aveva già ricevuto cure in passato. Il giudice ha evidenziato l'atteggiamento dimostrato subito dopo l'aggressione, quando l'indagato si è completamente disinteressato delle condizioni della persona offesa, lasciandola esanime e agonizzante. E poi ci sono i messaggi che ha inviato a Ryan subito dopo il delitto, quasi a cercare un alibi. Scriveva di non poter più andare all'incontro perché sua madre lo aveva sorpreso mentre usciva di nascosto, aggiungendo: «Domani riesci?» Le indagini si stanno concentrando proprio sul rapporto tra l'assassino e Sara DM, o Ryan. I due si erano scambiati circa una trentina di messaggi e un paio di telefonate, anche prima del delitto, tra le 23:35 e mezzanotte e mezza, mentre Sara Centelleghe dormiva già. Nel corso di questo scambio, la 17enne e il 19enne si erano dati appuntamento più volte. Lui l'aveva invitata all'overe con alcuni amici, ma lei aveva rifiutato. Infine, avevano concordato lo scambio di droga nell'androne del palazzo dove vivevano sia lui sia Sara. Alle 0:30 la ragazza si è avviata nell'androne, scrivendo a Badan: «Sei sotto?» Lui ha risposto affermativamente, mentendo. In realtà si era già diretto verso l'appartamento di Sara Centelleghe, che l'amica aveva lasciato aperto. Entrato in casa, Badan ha trovato Sara addormentata nella sua stanza, ma l'ha svegliata mentre probabilmente cercava la marijuana. «Chi sei?» gli ha urlato lei, al che lui ha iniziato a colpirla con pugni. Sara ha tentato di difendersi, ma Badan ha preso un paio di forbici da un cassetto in cucina e ha infierito su di lei. Durante l'assalto, Badan si è procurato un taglio, una ferita che i carabinieri della compagnia di Clusone hanno subito notato. Il ragazzo ha cercato di giustificarsi dicendo che si era ferito mentre lavorava, ma poi ha confessato.